Oggi veterinariamo di alimentazione del coniglio. Il coniglio ormai è un animale molto diffuso nelle nostre famiglie, però è anche un animale molto particolare. Non è un roditore, ma è bensì un lagomorfo. Che cosa significa? Significa che è un animale che ha un'alimentazione molto particolare, soltanto basata sulle verdure. È un erbivoro stretto. Per questo deve necessariamente mangiare cibi molto particolari, senza commettere errori. Può mangiare il fieno in grandissima quantità, questo può essere sempre a disposizione per il coniglio, una modica quantità di pellet. Il pellet è un alimento concentrato, fatto apposta per loro, molto concentrato e molto nutriente. Oltre a questo può mangiare anche la verdura. Certo, importante invece non creare degli errori nell'alimentazione. Che errori possiamo fare? Che errori possiamo commettere anche senza saperlo? L'errore principale è quello di non limitarci a questi alimenti, ma cominciare a somministrare alimenti che possono contenere dei semi. Semi, cereali, semi di girasole, mais, sono alimenti che il coniglio non può mangiare, sono molto deleteri per la sua salute e possono portare a gravi situazioni. Perché è molto importante per il coniglio mangiare verdura e soprattutto mangiare fieno? Perché il fieno è l'unico alimento ricco di fibra, fibra lunga, che permette al coniglio di fare un movimento con i denti tale da consumarseli in maniera naturale e senza incorrere in patologie. La dentizione del coniglio, dicevamo prima, è molto particolare. È composta da 4 incisivi, che il proprietario può vedere molto facilmente. Dietro abbiamo dei piccoli denti lagomorfi, molto piccoli, una parte priva di denti chiamata diastema, e in fondo abbiamo i molariformi. Sono molto difficili da vedere, quindi il veterinario è l'unico che può controllare questi denti. Un errore alimentare basato sulla somministrazione di cereali, fette biscottate, biscotti, può portare a gravi danni a livello dentale. Soprattutto possiamo incorrere in infezioni, ascessi, ma anche gravi problemi gastrointestinali. Un esempio di un problema molto grave sono gli ascessi dentali. In questa diapositiva, infatti, vediamo questo ascesso, questo rigonfiamento molto evidente sotto la mascella del coniglio. Si tratta appunto di una raccolta di pus che si è creata partendo da un'infezione partita appunto dai molariformi, dai denti molari. Come possiamo quindi evitare che il nostro coniglio vada incontro a queste problematiche? La cosa principale è ricordarci appunto che si tratta di un erbivoro stretto, non commettere questi errori alimentari e quindi portare periodicamente il nostro coniglio dal veterinario, il veterinario esperto in animali esotici, che è l'unico che con strumentazioni particolari può controllare lo stato di salute dei denti. Prossimo appuntamento con Veterinariamo, alla prossima!